Matti, mi autorizzi a registrare questa cosa e metterti poi nel video? Fai il cazzo Perfetto. te pare. Faccio il cazzo che mi pare, bro, l'avrei fatto comunque. No, si scherza. Allora, Iniziamo con la iniziamo pagina di Mattia. con geografia, che Geografia. è andato bene. Ho scritto Dai, abbastanza. grafico. Bro, sei... Bro. Nel Chillong, fra. Bro, allora, questa è la valutazione di chi va a scuola con intelligenza. Né troppo né troppo poco. 6,5, 6 più 6. Anche perché non ho mai studiato geografia. Bravo, bro. Che cazzo vuol Scienze. dire que? Che cos'è? Che materia è questa? È scienze del corpo umano, in poche parole. Allora, abbiamo iniziato il 6 giugno con un 6,5, bro. Poi di colpo è successo qualcosa, un argomento sbagliato e siamo andati a 5. E qui la No, è al media. contrario. Come al contrario? Si parte dal basso? Sì. Febbraio, marzo, aprile. Scusa, sono un coglione. Ah, quindi qui sei partito proprio a razzo! Bam! Orale, 4. E immagino che sei andato volontario, bro. No, ma obbligato ad Ok, andare volontario. interrogazione sorpresa. Com'è possibile? Non ho studiato. Non hai studiato, ok? Poi però ho studiato e sono andato e ci ho preso 7 più. Ah, Quindi quindi l'abbiamo qui tu l'hai vista recuperato. come una specie di rivalsa. Quindi se io prendo la calcolatrice. Calcolatrice e vado a fare 7 più 4, 11 diviso 2, 5 e 5 e mezzo. qualcosa. 5 e mezzo e difatti l'orale È il dopo. 5 e mezzo. Qui che cosa hai fatto praticamente? Niente, cioè ti sei presentato, come ti chiami? Mattia, poi gli hai detto sicuramente Hakuna Matata e ti ha dato 5 e mezzo. Sì, esattamente. Proprio andato in Ok. quel modo. Ok, perfetto. Cazzo. Vabbè, poi c'è l'orale dopo. Che comunque c'è un Oh, altro l'orale dopo 5. che però che è un scritto in realtà, che sono tipo le prove di competenze che fanno solo i secondi. Perché tu in pratica a 16 anni puoi lasciare la scuola e allora loro ti fanno fare delle prove di competenze che ti dicono quello che tu sai fare prima quando finisci la scuola. Ok. Qui immagino che tu avendo preso 5, il risultato non sei fan cazzo, bro. Esattamente. Perfetto, Poi però ho quindi preso. continua ad andare a scuola, perfetto. E poi chiudi Tranquillo. l'anno con un 6,5. Ora, la media è 5,7. Io deduco che la professoressa, esatto, non ha recuperato. La professoressa ti arrotondi a 6, non ti porti il debito. Sì, mi porta con 6. Brava la professoressa. Ai ai ai, andiamo a chimica. Che la puttana ce l'abbiamo solo un No! anno. No, ma è la verità, ce l'abbiamo solo No! un anno. No! Ce l'abbiamo solo un anno questa. Perché Bro, ho a capito, non nostra è che scuola ce perché lo ce fa. l'hai solo un anno, allora questa te ne regala i voti. Allora, bro, sei partito a bomba. 5 meno. Bravissimo, bro. Un inizio scoppiettante. Vabbè, diciamo che è andata male, che però non è 4, bro. 5 meno non è 4. Ah Capito? Un sì, po' tipo quando dobbiamo costa vedere giù. quel... Esatto. Sai quando tu vai al supermercato 4,99? 4,99 non è 5. Giusto? È 4,99, perfetto. Sì, Oh, quello esatto così. dopo, il 6. Sei. Qui hai palesemente, bro, scopiazzato. Dillo. Scopiazzato. Io No? stavo col telefono e stavo copiando tutto dal telefono. Bro, ma allora come cazzo hai fatto a Pia 6 scopiando col telefono, bro? Perché questa ti va lì e te ci controlla. Quindi non potevo copiare tanto. Ma sei impazzito? Lei ti lascia usare il telefono, però veniva lì vicino a te e ti controllava. Cioè, Allora ti lascia io usare il scopiavo. telefono, ma ti controllava quello che scrivevi? No, perché in pratica ti facevo usare la calcolatrice col telefono. Però io nel frattempo andavo a cercare qualcosina su Google. Però Ok, beh, essendo che certo. questa girava, non potevi copiare tanto. No. Quindi, essendo che hai preso 5 meno la verifica precedente, copi solo per avere il 6. Perché se tu copi per avere il 10, vuol dire che o hai copiato o hai studiato. Ok. Studiato non ha studiato, quindi Ah, quindi strategia. tu hai usato la psicologia del cerco di tenermi basso col voto così da non essere Capito? troppo... Arco, bro, sei brained, bro, bravo. Bro, quello dopo ho scaricato Quello il dopo è andato telefono, che è male. successo dopo? Data male a tutta la classe. Ci ha detto gli argomenti e poi la verifica era tutt'altro. Quindi manco il tempo di copia c'avevi. Perché lei giustamente dice, al di là dell'argomento che vi dico, tu No, perché dovresti stronza. saperle. Perché stronzo? Salutiamo la signora Antonietta che sicuramente ci starà guardando. Un saluto. Un saluto, io mi sto dissociando. 5,2, te lo porta a 6? Non penso. No. No, debito. E questo ce lo Debito, portiamo a ovvio. settembre. No, questo sperando che me lo abbonino al consiglio di classe. Al consiglio. Vabbè, perché effettivamente potrebbe essere l'unica materia nel caso. No. Ah, sotto c'è di peggio. Porca madò, bro, vedo un 4. Bro, che cazzo è quello 4,8? Quello non è un debito, bro, quello è una cambiale.
Non è nemmeno il peggiore. Non è nuovo, bro! Allora, No, storia, dopo ci abbiamo il da dire. signor Maurizio. Bro, Maurizio mi sembra una persona onesta, Ci bravo. fa anche italiano. Questo professore è bravissimo. Bravissimo, perché Tanto di giustamente c'hai cappello. 7,3, quella sopra. Era storia, a me storia mi è sempre piaciuta, quindi la sapevo senza studiare. Bene, bene, ci sta, Ecco, uno più voglio pro fare un che pro. disclaimer. Tutti sti voti che vedi non ho mai studiato. Giustamente, ragazzi, questo è un bel messaggio da parte di Mattia, seguite, non studiate, che comunque la pagella buona, se non studiate ce l'avete a prescindere, eh? E poi l'ultimo un 6 più. Ma lo stronzo non mi ha messo un voto. Boh, Io avevo come? fatto Prima era bravo come un'interrogazione con lui. stronzo, che succede? C'avevo un 9 con lui. Ma Sta. forse l'ha messo su italiano? Ci controlliamo dopo. Un Economia 6 più. aziendale. Ma senti, ma una piccola domanda off pagella. Ma tra queste ci sta qualche professoressa buona? L'anno scorso ce l'avevo una figa. C'aveva tipo 21 anni. Ma era una Bro! fregna. Torno a No, ma era scuola! una. Torna a scuola. No, però è andata via. L'ha buttata. No! Partiamo con lo scritto grafico. Compito su collocamento, operazioni aziendali sul prospetto dello SP e del CEC. Che cazzo è? Che cazzo so io? Ma tu, secondo te, mi ricordo le cose che ho fatto a febbraio? Vabbè, ho capito. Vabbè, comunque è un 7, bro, not bad, not bad, no? Ci sta. Sì. Scritto grafico, compito su fatture a due aliquote, 3 con pagamento, forse aliquote 3, mi sa che sei sbagliata, No, no, a pigiato. due aliquote il 3 non ci doveva stare. Ah, ok, quindi non ha corretto, ok. Boomer che sono professori. Quanto c'ha? 70 anni sta qua. Bro, può essere buona per me comunque. No, quella di chimica era buona. No, si veste in una maniera benissimo quella di chimica. Secondo me da giovane faceva proprio la p***a un po' No, all'attrice. no, 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 no! Alto Oh, dislocamento! Orale, poi. orale. Andiamo Sei. all'orale, sei pulito. Che poi vediamo una differenza particolare tra l'orale e lo scritto. C'è un voto di differenza. Credo che tu, nello scritto, riesca a copiare. No, non ho mai copiato. Non hai mai copiato. Tranne col 7,5, li ho copiato. Ok. Lì hai copiato, perché effettivamente c'è già c'è un po' di differenza dal 6,5. Ok, Sì. informatica. Vabbè, bro, Se vedi informatica. già matematica. La signora Giuseppina mi sembra una molto con le maniche larghe. No, ci ha Word. insegnato a usare Excel, poi ci ha insegnato anche cosi. Poi gli ottali, gli esadecimali. Poi ci ha insegnato come trasformare da esadecimali a decimali, da decimali a binari, cazzi e mazzi, Anche per i dire cazzi meno. mazzi, bro? Bello. Certo. Scritto. Che poi questa Dici, dici. è la vicepresidente questa. Vicepresidentessa della struttura. Sì, una delle due. Bro, sai che vuol dire però andare bene lì? Che lei quando andrà al consiglio, lei ha voce. C'è capito? Se lei dice Mette questo buona ragazzo parola. è bravo, bravo. Però, bro, mi sa tanto che su quello sotto. Sì, Andiamo perché su tu non. lingue e Che culture poi straniere, bro. spagnolo era andato anche bene. Ah, beh, vedo, Invece. beh, vedo. Bro, Dopo ti faccio vedere il trimestre. ma che è Che sono i primi. successo? Cos'è quel 3 più, bro? Bro, che Te lo cazzo so io. è? Quel 5 maggio! È 5 maggio 2001! E mi è Era andato anche anche andato bene. tutto bene. Tutto bene, 5, me lo. bro. Non mi sembra che sia andato nulla storto, fra. Cioè, ti Frate, io dico. fino a quando ho 5 mi va bene, perché 5 poi al consiglio me lo portano quasi sempre a 6. Tu devi imparare una cosa. Ok, vai, Questo glielo dico a insegnami, tutti gli bro, insegnami. studenti in classe che stanno ancora a scuola. Voi dovete fare leccaculo ai professori appena No, 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 entro. non fatelo! Non fatelo, Sì, raga, no, 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 appena no, entro. Non. no. Tu lo fai gli ultimi giorni, questi si fanno un ricordo bello di te e i consigli ti aiutano. Ma Un razziatore? stupido io che pensavo di studiare. Perché è che studi ancora nel 2022? Ma chi cazzo studia nel 2022, raga? Dovete leccare il culo del professore. Ok, bro, quel 3 più, che cazzo è successo? Non avevo studiato più del solito. Ma se tu hai detto fino a prima che non hai mai studiato, fra. Infatti, Stai però mentendo. almeno a lezione. No, io almeno a lezione stavo attento. Non è che prima sia andato benissimo, quindi, cioè, non è che mi sembra questo. Bro, io vedo A me il arancione. 5 andava bene, anche se andava. Vabbè, ginnastica il meme. Ginnastica, la signora Roberta. Buona signora Roberta? Che vuoi tutto pallavolo questi voti, eh? Allora, 8 e 9 meno so basket. 9 e 10 è pallavolo. Sì, la mia domanda era un'altra. La signorina Roberta è buona? No, è un gnomo. No! È alto, 1,49 1,49 m. Vabbè, 1,49 m, m. Un bro. razziatore? È È un nata gnomo! Viva gli gnomi! Viva gli gnomi. Vabbè, vai, diciamo scienze motorie, possiamo andare avanti. Proseguiamo. Diritto ed economia. Diritto, Che si cazzo è vede il quella? primo. Che vuol dire? Vabbè, tu. Bro, no, hai Attento. pancato?
Eri assente? Sì, ma perché bro, noi? Bro, hai fatto la giocata, guarda la media! Bro, vedi? Brained! Raga! Vabbè, diritto in economia, bro, possiamo saltarlo qui, hai fatto la giocata. Italiano, che era partito male, no, però ci siamo ripresi. Male manco troppo, 4,5 rispetto a Spagnolo, voglio dire. Spagnolo, sento, c'avevo tutti 5. Poi il 3 mi ha rotto il cazzo. Io sono albanese. Io, okay. Io italiano non è sono una scusa, mai andato bro. Bro, non è una scusa, eh? Ah no? Allora no. Non c'ho scuse. Non c'è scuse. Italo albanese non vuol dire niente, bro. Perché tu sei un paraculo, perché prendi 4,5, poi mi pigli 7, 8 e 7. Che vuol dire? Ho fatto il leccaculo al professore. Sono 2 anni che ce l'ho, leccaculo, bro, via. Ok, hai fatto il leccaculo, ma Peppi a 7, 8, 7, bro, vuol dire che mi sa che gliel'hai lavato per settimane. Vabbè, comunque, ottimo. Raga, ma se quasi sapete che divento maestro per farmi leccare il culo? Io c'avevo un amico, non è italiano, eh. Classico. Specifichiamolo, perché non si sa mai che sia un italiano a non fare queste cose. Rubava i soldi. No! Andava dai professori, gli diceva, mia madre mi ha dato la paghetta, se vuole le offro un caffè. Come lo vuole? Però è stato bocciato. Andiamo avanti. Lingua inglese, bro. Allora, no. Che, allora, inglese era anche andato bene. Vedo. Tre, perché è una questa. No! Bro, dove cazzo vai a scuola? Sì. Spiegami questo tre. Il tre. Non sono riuscito a copiare. E nel 6 più com'è possibile? Che hai fatto? Ho copiato. Bravo! Orale 5,5. Scritto grafico. Ma ero dimenticato il telefono. Mannaggia. No! Io a pensarci mi fa anche arrabbiare, perché questa, se prende il telefono, io mi ero dimenticato quello vecchio e quindi non, io ero l'unico stronzo senza telefono. Bene. Tu ti giravi sulla classe, vedi tutta la classe a testa in giù, stavano a fare il compito. Cazzo, no, che guarda, stavano a guardare il telefono. Fa delle capriole durante i compiti in classe, come cazzo lo dico così? Diciamo che comunque inglese 90%, bro, questo non ti... Oh! Audio! Ve l'hai visto ormai. Bro! Allora, ci sta una spiegazione un po' per tutto. Ma c'è una spiegazione. Attenzione, perché signori, se c'è una spiegazione, qui potrebbe diventare un 6. Sentiamola. Non sono manco il peggiore. No, ecco, è già questo un motivo per aumentare la media. C'è un mio amico. C'è un mio amico che ha preso sempre uno in tutte le verifiche. Dovevi a fine del... Sì, alla fine dell'anno questo manco più ci si impegnava a fare le verifiche. E fa bene, bro. Professore... Cioè, chi cazzo ti salva più dall'uno, bro? Ok, aspetta. Uno, non ero quello che andava peggio. Potresti quasi già avermi già combinato. Quel 6 ha rovinato tutto, esatto, Alex. Quel 6 lì in mezzo non c'entra un cazzo. Era una bella media, comunque. Poi, secondo. Che è successo? Spiegazioni. Che c'ha la mamma... No, bro, dai! No, bro. Salutiamo il signor Giampiero, da cui mi dissocio. Sì, sì. Poi sto 2,5 del 12 maggio. Sì. La classe era in gita. Comunque ti posso dire una cosa? Tutti i voti peggiori che hai sono di maggio. Fra, le cose sono due. O hai scoperto la fica a maggio, o a maggio hai scoperto le seghe. Perché se no, bro, non si spiega. Sto 12 maggio, non mi ha manco interrogato, e questa è la cosa divertente. Com'è possibile? Lui era venuto in classe che c'aveva le palle girate, e però tutta la classe stava in gita. Certo. Eravamo solo in 4 in classe. Lui voleva spiegare. Io mi sono rifiutato di che lui spiegasse, allora ho preso, sono uscito dalla classe e me ne sono andato via. Sono tornato dopo mezz'ora e mi ha detto, Mattia, a te ti ho messo un 2,5 perché sei uscito. In più c'ho anche 2 note con lui. Matti, tu sei un po' coglione, però, cioè, lui voleva spiegare, tu ti sei rifiutato. Ci siamo rifiutati tutti e quattro. Tutti siamo e quattro. Usciti. Eh? Non siamo voluti rientrare, io mi sono affacciato alla certo, finestra. Certo, una volta che esci che fai rientri, io che sei pazzo, no? Mantieni no, una linea. Mi sono affacciato alla finestra e gli ho detto, prof, ma stiamo ancora 5 minuti? Questo, bam, nota, l'alunno non entra in classe e si arrampica dalla finestra. Ok, io entro, inizio a sgridarlo. Ah, tu hai sgridato lui. Ti hai detto tipo spacco bottiglia, amo sua famiglia. Che gli hai detto? No, ho detto la nota è inutile che me la mette, tanto a me non me ne frega niente. Tipo. Allora lui me ne mette un'altra. Doppio. Disturba la lezione. Disturba la lezione. Io gli dico, ma che lezione sto disturbando che manco l'ha iniziata e manco la deve fare? 2. Anzi, 2,5 perché sei rientrato. Hai giocato la reverse guard. Hai giocato il più 4. E lui ti ha giocato il più 4 con la nota. Tu qualche gli hai detto, non me ne frega niente, più 4. E lui ti ha detto, ah sì, mo te lo metto nel culo.
Due e mezzo più la nota. Per 8, porco 2. Mi voleva anche sospende. Poi alla fine non l'ha più fatto. È una scuola di figli di Troia. Ma guarda, un po' lo avevo capito. Abbiamo visto a fine anno, gli abbiamo proprio chiesto. Prof, ci fa vedere tutte le note e annotazioni che ha messo. Era una cosa come 64 note e annotazioni. Ma tu, in questa cosa qui, hai anche le note? Bro, tu qualche debito te lo riporti garantito. Matematica l'ho pure corrotto alla fine. Perché mi voleva portare con 3 per punizioni. Ho detto, mi porti con 4, però essendo che lei mi vuole bene, non mi dà nessun altro debito e mi dà solo la sua materia. Lui ha detto, vedo cosa riesco a fare. Bro, io ai tempi d'oro, quando andavo a scuola, bro, il debito non me lo sono mai riportato perché li saldavo prima. Passava mia mamma a scuola, portava la mazzetta e saldava il debito. No, io ho provato a dare 50 euro, lui non li ha voluti. No, bro! Io ci ho provato. Ma quando su ritardi c'è scritto 1? Cioè, ovviamente mi dissocio da quello che sto per dire. Che vuol dire, bro? Che sei entrato in ritardo. E hai un ritardo? No, bro, qua c'è scritto 7 ritardi. Eyes in the sky.